Io raccolgo la suggestione di una fabbrica napoletana di cesoie marchiata fatto a Napoli, poi ce le spedite, noi tagliamo le reti, perché noi abbiamo un sindaco che invece incontra e si è dimenticato di quello che è successo qualche anno fa e invece adesso incontra i militari americani, li riceve, va a inaugurare le basi, mette i fiocchi rosa, eccetera eccetera, no? Per cui scambiamoci queste cesoie, perché le cesoie sono sempre state un grande strumento di democrazia, da chi taglia le reti delle basi ai migranti che fuggono dalle guerre e si trovano le barriere di filo spinato che devono attraversare. Allora io riparto in questa carrellata, in questa discussione che vogliamo fare questa sera, proprio dall'immagine che citavi tu prima della campagna elettorale di Renzi, no? A un certo punto Renzi arriva a Napoli in una delle sue varie carrellate, ma da come abbiamo visto noi arriva in una Napoli che viene blindata, no? Cioè ci mettono gli idranti, ci mettono i blindati, ci mettono le forze armate all'angolo delle strade, ma nonostante questo, cioè, non è che Renzi va a Verona, Vicenza e ci sono migliaia di persone che scendono in piazza, no? Però quando Renzi è arrivato a Napoli c'erano migliaia di persone che sono scese in piazza e a un certo punto hanno dovuto usare pure gli idranti per tenere sta gente lontana da dove era Renzi, no? E allora questa immagine, fra l'altro c'era anche Ivo, nostro carissimo amico, con la maglietta bianca colpito dall'idrante, questa immagine per noi che leggiamo l'esperienza napoletana con molto interesse è l'immagine di movimenti forti, cioè non di un'istituzione che in 5 anni ha costruito istituzione, ma di una città, di un'alchimia tra ribelli di vario tipo, no? Tra magari un sindaco, come dicevi tu, che è costretto a fare il sindaco di strada, no? Perché poi Renzi non è che arriva a Napoli, no, e mette la polizia perché ci sono i movimenti, ma ha fatto una battaglia, come dicevi tu, contro la città. Allora, da una parte credo che ci sia l'irriducibilità da parte del popolo napoletano a essere espropriato della capacità di autogoverno e di autogestione del territorio. Ecco, allora, quella fotografia lì, la fotografia dell'idrante a Napoli, per noi parla molto di più di tanti discorsi, no? Perché? Perché siamo nella foresta di Sherwood, siamo in quella foresta che ha sempre accolto ed è porto franco di chi rifiuta quella legge ingiusta che va violata, perché abbiamo una storia che è la storia della dignità umana, per cui dai ciompi all'assalto dei forni fiorentini del 300, che segnano anche quella pagina di storia sul municipalismo che diceva prima Tommaso, ma ai pirati del 700 in America, alle resistenze senza razza e colore e dei combattenti della libertà degli ultimi decenni, ecco, da quello alle reti tagliate al Dalmolin, da quello ai barchini d'assalto che vanno contro le navi della laguna, noi in questa foresta lavoriamo col lanternino alla ricerca di quel cambiamento radicale, di quella cosa che diceva Marx, no? Del rovesciamento dello stato di cose presenti, no? Cioè lavoriamo per processi veramente rivoluzionari. Allora qui entriamo al discorso che noi non abbiamo ricette, e su questo credo che andiamo d'accordo, no? Cioè non è che siete venuti qua, ci avete detto: care compagni, care compagne, questa è la ricetta con cui noi adesso andiamo a cambiare le cose. Anzi, a noi piace molto una frase di Malcolm X che dice: con ogni mezzo necessario, no? Bisogna saperli usare tutti i mezzi, cioè quindi dal voto al conflitto sociale, al taglio delle reti delle basi militari, alla disobbedienza civile di gandhiana memoria. Cioè dobbiamo avere la capacità di costruire forme di inceppamento del modello capitalista che non passano attraverso il bianco o il nero, cioè non c'è la forma giusta e la forma sbagliata, esistono forme che adottate in un certo momento sono giuste, altre che in un momento diverso potrebbero essere sbagliate. Dobbiamo cominciare questo terreno di ricerca che fa parte di quello slogan zapatista che usiamo dal 94, che è il camminare domandando. Allora, detto questo, però dobbiamo anche scontrarci contro il fatto che in Italia, in questo momento,
Non è che siamo in una situazione pre-rivoluzionaria, no? In cui ci abbiamo magari movimenti moltitudinari che riempiono le piazze romane, gli studenti che occupano le scuole, gli insegnanti che protestano contro la buona scuola, no? Anzi, cioè, la cosa che è veramente paradossale, che abbiamo di fronte un partito governato da Renzi, il partito della nazione, il PD, che sta facendo fare un arretramento di decenni alle conquiste sociali degli ultimi 30 anni. Cioè, questa è la situazione paradossale nel quale noi interlochiamo oggi con l'anomalia napoletana e per la quale l'anomalia napoletana è così importante. Perché noi ci scontriamo col fatto, tornando al Dalmolin, che noi magari 7-8 anni fa abbiamo fatto un'iniziativa dentro il Dalmolin, in 5.000 persone, con Paolini, che fa uno spettacolo stupendo sull'acqua pubblica, no? E c'erano pure quelli del PD, e c'erano pure quelli della sinistra. Però adesso quello che succede in Parlamento è che il PD sta rivotando la privatizzazione dell'acqua. Allora, noi pure ci abbiamo votato quel referendum, l'abbiamo pure vinto, non è che abbiamo cannato il quorum, l'abbiamo perso, siamo lì, no, l'abbiamo vinto. Allora, la facciataggine, cioè, di questo partito, no? Del PD, l'arroganza di Renzi, ma c'è un referendum, benissimo, lo buttiamo via. No, il TTIP, questo trattato segreto che stanno discutendo, no? Dentro le stanze segrete dei bottoni, no? Che per la biodiversità dei nostri territori vuol dire spazzare completamente via tutto quello per cui l'Italia è famosa, i nostri marchi DOP, la nostra agricoltura, la nostra capacità di investire sulla qualità della vita e del territorio. Anche questa è una cosa allucinante. E se non parliamo del Jobs Act, allora perché per me il Jobs Act è importante? Perché a Vicenza, oltre al Dalmolin, ci sono tante altre sfighe. Qualche mese fa ci sono dei compagni che, come Zenzi, fanno parte della DL Cobas, che fanno delle battaglie sulle lotte dei facchini, no? Cioè, i facchini sono un mondo molto complesso, molto lotte molto dure, e questo Jobs Act fino a quel momento lì non l'avevo molto capito neppure io, no? Però quando a un certo punto 60 di questi facchini vengono lasciati fuori da una catena di supermercati che vuole riassumerli facendogli perdere l'anzianità che hanno maturato, i diritti che hanno maturato in 15 anni di lavoro, cioè li prende, li butta fuori dal suo processo produttivo e se li vuole ripigliare come schiavi senza alcun diritto per il Jobs Act, e quando qualcuno si incazza, quando qualcuno dice no, non accetto questo tipo di cosa, mi schiero, vado contro, protesto, cioè, lì c'è quell'aria irrespirabile di quest'anno in Italia, che è l'aria dei lacrimogeni. Cioè, non è una battuta. Io vorrei sapere quanti candelotti lacrimogeni ha sparato la polizia italiana nei confronti delle manifestazioni di piazza di quest'anno. Potremmo arrivare a un numero veramente incredibile. Ma non è solo il lacrimogeno, no? Cioè, quando centinaia di operai vanno fuori da Grisignano, dai cancelli della ditta, per fare un blocco dell'uscita delle merci, e si trovano per 3 ore ostaggio di una polizia governata dal Partito Democratico e da Alfano, che li gasa, li carica. Cioè, allora c'è qualcosa veramente di perverso nella gestione del potere in questo paese. E noi, se prendiamo i giornali degli ultimi mesi, adesso la battuta l'abbiamo fatta prima anche a cena, no? Io sono stato 3 mesi a letto, mi hanno spaccato una vertebra perché ho fatto una manifestazione, è stato preso dalla polizia e mi hanno lasciato a terra. Ma ieri, l'altro ieri a Milano, cos'è successo di diverso? Cosa succede di diverso? I ricercatori di Pisa che vanno a fare una protesta assolutamente pacifica e si trovano ostaggio della polizia italiana. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che la dottrina del governo Renzi su Napoli, ma su tutti gli altri territori, è o te la mangi o te la mangi. E allora io credo che un altro nodo che metto alla discussione questa sera, no, con questa anomalia napoletana, ma anche con questa platea, è quella che dobbiamo avere la capacità di costruire un terreno comune delle lotte, che vada al di là delle particolarità, che sappia sfidare quest'autunno
il processo di lotta delle scuole, che sappia rimettere in piedi una battaglia contro il Job Act, per riuscire ad arrivare a protestare, a far sentire la nostra voce direttamente a Roma, sotto le finestre del Partito Democratico e sotto le finestre di Renzi. E allora io credo che per noi di Sherwood sia così importante questa costruzione dell'anomalia napoletana di cui parlavate prima, perché rappresenta anche il fatto che le ribellioni possono essere messe insieme, non con mera sommatoria di sigle, ma costruendo quell'istituzione del comune. E allora, siccome tu ci hai detto che ci regali le cesoie per il Dalmolin, io ti faccio un altro appello, no? In questi ultimi 20 anni noi dei movimenti sociali abbiamo sempre vissuto questa roba della sinistra istituzionale che arrivava, ci diceva come dovevamo fare le cose, ci diceva ci pensiamo noi. Sul Dalmolin, esempio proprio lapalissiano, no? Sono arrivati dopo 2 settimane di presidio, ci hanno detto siamo 150 parlamentari, la base non si fa. E dopo magari sono gli stessi che quando ti metti davanti, fai blocchi, questo e quell'altro, rientriamo nel solito dibattito, violenza, non violenza, sbagliato, non sbagliato, questo e quell'altro. Allora io credo che invece abbiamo bisogno di buoni esempi e non di modelli. Perché poi i modelli finiscono male, no? La Brigata Calimero che prende, va... No, la Brigata Calimero, sapete cos'è? A un certo punto, quando vince Tsipras, ci sono 150 esponenti della sinistra italiana che prendono e vanno a fare festa quando ha vinto Tsipras, no? Cioè, per cui tu vedi le bandiere della sinistra italiana sventolare la vittoria di Tsipras. Però questa sinistra non si mette in discussione quando... Per esempio, lasciamo perdere il referendum e l'occhi, perché qua apriamo un capitolo infinito. Noi andiamo ai domeni, i compagni di Surgenzi erano con noi, no? Chi è che ci blocca quando andiamo a portare gli aiuti al campo di domeni? La polizia greca. Chi è che sta facendo i rimpatri forzati verso un territorio insicuro governato da un fascista come Erdogan, se non la Grecia? E allora bisogna sapersi mettere in discussione. E allora, siccome questa sinistra cerca sempre il Messia e porta pure sfiga, noi ti regaliamo un bel cornetto anti-sfiga perché sappiamo che siete qualcosa di diverso, non siete il Messia, non siete un modello, per questo ci interessa discutere con voi.